La Chiesa è impegnata in prima linea nel soccorrere le popolazioni intrappolate nella violenza in Siria e Iraq. 12.000 gli operatori cattolici presenti nelle zone di conflitto, 4 milioni e mezzo le persone assistite. Il Papa ha auspicato una rinnovata collaborazione a tutti i livelli tra quanti forniscono aiuti umanitari nelle zone di guerra, incontrando in Vaticano i membri degli organismi caritativi cattolici che operano nel contesto della crisi in Medio Oriente, riuniti a Roma per il loro quinto incontro promosso dal Pontificio Consiglio Corunum. All'udienza ha partecipato anche Staffan de Mistura, inviato speciale del segretario generale delle Nazioni Unite per la Siria. Dobbiamo constatare con grande tristezza che, nonostante i molti sforzi prodigati in vari ambiti, la logica delle armi e della sopraffazione, gli interessi oscuri e la violenza continuano a devastare questi paesi e che fino ad ora non si è saputo porre fine alle estenuanti sofferenze e alle continue violazioni dei diritti umani. Francesco ha pure lanciato un appello alla comunità internazionale e a quanti hanno responsabilità politiche affinché sappiano rinunciare agli interessi parziali per raggiungere il bene più grande, la pace. Ha richiamato l'attenzione sulla drammatica situazione di Aleppo da giorni sotto i bombardamenti. Lo aveva fatto anche all'udienza generale. Rinnovo a tutti l'appello ad impegnarsi con tutte le forze della protezione dei civili, quale obbligo imperativo ed urgente, e appello alla coscienza dei responsabili dei bombardamenti che dovranno dare conto davanti a Dio. Da Aleppo proviene Monsignor Antoine Audeau, vescovo caldeo e presidente di Caritas Siria, che a Roma ha partecipato al meeting di Caritas Internationalis dedicato alla crisi in Siria e Iraq. Il problema dal parte est della città, dove vivono qualcosa come 250.000 siriani. Questa parte è occupata dai gruppi islamici. E dall'inizio della guerra, e la vecchia città, cercano di entrare nella tutta la città per occuparla. Dipende dai momenti e sembra da una settimana più o meno sono isolati e l'esercito attacca con aerei, una situazione nuova e sembra è molto, molto grave come situazione umana. Il Papa ha ricordato che proprio ad Aleppo, così come denunciato dall'UNICEF, i bambini sono costretti a bere acqua inquinata perché gli attacchi hanno danneggiato le stazioni di pompaggio che assicuravano acqua pulita alla città. L'emergenza nelle parole di Monsignor Audeau. Sicuro l'acqua, la medicina, il cibo, sì, ospedali, è una cosa terribile. La cosa la più grave è quella che è la morte. È divenuta una cosa naturale, normale. E questa è la cosa la più grave e che dobbiamo cercare a fermare. Penso che il Papa, quando c'è violenze, lui parla si adressa alla coscienza delle persone che fanno questo male. Devo aggiungere a livello locale, a livello internazionale. Ci sono interessi internazionali, soprattutto a livello economico e geopolitico per le potenze a livello internazionale.